Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi Car to Service, ragazzi, in solo l'after patch, perché come ben sapete non si può più chiamare Tony all'interno dell'autofficina. Quindi i requisiti per questo glitch, ragazzi, dovremmo possedere il bunker e avere il rientro all'interno, ma potete anche farne a meno. A questo punto avere il veicolo da cui prendere le modifiche all'interno dell'auto officina, ragazzi, e avere all'interno dell'officina anche i veicoli dei clienti da preparare. A questo punto possiamo iniziare con il glitch. Quindi, ragazzi, avete iniziato il glitch mettendo il rientro dentro il bunker, semplicemente uscite dal bunker. Se invece non avete fatto il rientro, raga, entrate all'interno del bunker e poi uscite. Questo step è semplicissimo, come sempre. E poi, raga, ci dirigiamo alla nostra autofficina. Per chi può fare il teletrasporto, si teleporta, se no, raga, potete andarci con un veicolo speciale. A questo punto, una volta che siamo all'interno della nostra autofficina, raga, ci dirigiamo sul veicolo da cui prendere le modifiche. Ci saliamo sopra, schiacciamo una volta freccia destra e ci facciamo una qualsiasi modifica. A questo punto, raga, diventiamo membri dell'organizzazione dell'MC o della Sicuro Server, quindi del CEO, tramite il menu interazione. Andate su Diventa Capo e scegliete una delle due. Dopodiché saliamo le scale e andiamo qua dove c'è questo bancone e andremo poi per buggarci a interagire con il succo. Quindi ci mettiamo davanti al succo, raga, e andiamo a chiamare Tony. Andiamo a richiedere l'attività di Tony, raga, e appena richiediamo l'attività di Tony che ci comparirà in alto a sinistra, clicchiamo A o X se giocate la PS, raga, e poi spammate freccia destra. In questa maniera ci farà richiedere l'attività, ragazzi. Quindi a questo punto sbadabam, una volta che abbiamo il timing in basso a destra, raga, possiamo andare a moddare il nostro veicolo. Quindi ci richiamo dal nostro veicolo dei civili e clicchiamo semplicemente freccia destra. E a questo punto, sbadabam, ragazzi, avremo moddato il veicolo dei civili in 5 minuti. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like per supportare il canale, condividete questo video da tutte le parti, come tutti gli altri miei video, ragazzi, sempre se vi piacciono e se vi fa piacere e volete supportare il canale. E a questo punto, se volete comprare poi il veicolo che avete moddato, raga, semplicemente dovete aspettare il timing in basso a destra. Una volta che il timing in basso a destra è finito, andate davanti al veicolo, lo comprate e lo mettete in un garage che volete voi. Bella, regà, alla prossima. Sbada bu.